può trasformarsi in qualunque cosa io voglia! Sì! Possiamo iniziare a costruire! Si può sapere cos'è tutto questo chiasso? Oh, buongiorno, signor Vandibus! Stiamo costruendo una casa sull'albero, diventerà il luogo del nostro club dei giochi. Un club dei giochi? Su un albero? Ma questa è una sciocchezza! E poi, costruire una casa su un albero non è facile. Sono sicuro che non ci riuscirete. Io invece penso che ci riusciremo e sarà stupenda, ci può scommettere. Allora, per prima cosa dobbiamo fare in modo che tutte le assi siano della stessa misura. Mi sembra che le forbici non siano abbastanza per tagliare il legno. Morphle, trasformati in una sega! Ora raduniamole tutte insieme. Guarda quei due ingenuoti, Bucky! Può darsi che ci servano dei chiodi per questo. Morphle, trasformati in un grande martello! E comunque non sembra affatto una casa sull'albero! Ma non ha neanche il tetto, per favore! Beh, così non è poi tanto male, lo ammetto! E adesso? Non ci resta che trasformarla in una vera casa sull'albero! Morphle, ora devi trasformarti in una gru! Gru! Sì, gru! Gru, gru, capito? Evviva! Bene, bene, bene! Guarda un po' lassù, Bucky! È una casa sull'albero a tutti gli effetti! Password per entrare? Morphle non lo sa. La password per entrare è Morphle! Morphle! Sì! Evviva! Sì! Quella è proprio la casa sull'albero più bella che abbia mai visto nella mia vita. Coraggio, Morphle! Andiamo a chiamare anche April e Troy. Così faremo una festa nella nostra nuova casetta! Dimmi qual è la password per entrare! La password per entrare è Morphle! Sbagliato! Quella è la password per entrare nella vostra casa! Se non conoscete la password per entrare nella mia casa, beh, resterete fuori. Beh, allora ci metteremo a fare un picnic sull'erba, invece di fare una festa nella casetta. Ehi, ciao, Bucky! Vuoi fare un picnic con noi? Posso... Posso entrare nel vostro club anch'io? Ma certo, signor Vandibus! Che meraviglia! Allora perché non spostiamo la festa in questa bella casetta? Ecco voi, signori! Come avete chiesto, ho costruito un'orda di robot! Perfetto! Sono felice che ne abbiate ordinati così tanti, ma perché cosa ne avete bisogno, se posso chiedere? Niente di speciale, professore. E per favore, continui a costruirne altri per noi! Mila! Devi ridarmi subito la mia macchinina! La tua macchinina? Ma io non ho la tua macchinina, Troy! Certo che ce l'hai tu! Ti ho visto prenderla prima! Se non me la ridai immediatamente, corro a casa tua a dirlo a tuo padre! Mila non ha tua macchinina! Va bene, io vado, mi dispiace! Troy, aspetta!
Oh, eccoti qua, Mila. Poco fa stavo andando ad una riunione importante quando tu mi hai lanciato del fango. Io non farei mai una cosa del genere. Devo andare a casa a cambiarmi ora, ma non illuderti di cavartela così, signorinella. Non ti sembra un po' strano, Morphle? Dobbiamo scoprire che cosa sta succedendo. Vorrei che ti trasformassi in un elicottero. Morphle, guarda! Oh, Mila, combina guai! Morphle, quella non sono io. Io sono qui con te. Quello è sicuramente un robot. Dobbiamo seguirlo, Morphle. Forse ci serve una calamita. Adesso portiamolo alla prigione. Il poliziotto Freeze saprà occuparsene meglio di noi. Poliziotto Freeze, abbiamo catturato un robot che combinava guai in giro. E immagino sia uguale a questo. Cosa? Ma quanti robot ci sono? Professore, ci servono altri robot! Sto facendo il più in fretta possibile! Sono sicura che i robot siano andati da questa parte! Sì, sono tante mila! Forza, adesso vai a prenderci dei gelati. Ok. Dobbiamo prendere quel telecomando, Morphle. Mi è appena venuta un'idea. Vieni con me. Guardate, c'è Morphle. Morphle? Morphle. Prendetelo! E tu dove stai andando, robottino? Ma cosa? Oh. Coraggio, robot! Acciuffate i banditi! No! No! Come al solito c'eravate voi due dietro, Staremo un po' stretti qui, non è vero, Stein? Levatevi dai piedi, robot! No, poveri noi! Io sono il supereroe più forte del mondo! Infatti posso sollevare quest'auto senza problemi! Morphle, proviamoci anche noi! Io ho moltissimi poteri e guardate, so volare! Sì! Wow! Aiuto! Aiuto! Ma chi voleva soltanto giocare? Stia tranquilla, non morde! Voglio che lo porti subito lontano da me! Vada immediatamente via col suo cane, signore! Che esagerazione! Siete stati meravigliosi, supereroi! Che devo ringraziare per l'aiuto! Come vi chiamate? Io non le diremo i nostri nomi, perché siamo i supereroi mascherati e vogliamo che le nostre identità restino segrete! Restituite i trofei, furfanti! Sono i primi trofei della nostra vita, non ve li rideremo! Sì!
Adesso sono ufficialmente il ballerino di danza classica più bravo della città. D'accordo, va bene. Potete riprendervi i vostri trofei. No, no. Tenete pure quello che ho in mano. Vediamo, dice... i più bravi a farsi catturare. Siamo campioni di qualcosa, finalmente. Sì. Eccoci qui in diretta con le persone che hanno salvato i trofei della città dai banditi. Abbiamo una sola domanda da farvi. Chi siete voi? Non possiamo dirvi i nostri nomi, perché noi siamo i supereroi mascherati e le nostre identità resti... Io sono Troy! Io sono April! Morfo! Il costruttore Lawrence e il meccanico Joe stanno demolendo la città! Ma per quale ragione lo fanno? Oh? Oh. Non si demolisce nella mia città! Colpiscilo col raggio ipnotico, Yorn! Forza, ora seguici! Sì, signore. Morful, trasformati subito in un robot gigantesco! Devi impedire che Lawrence e Joe continuino a demolire la città, Morful! No, Morful! Aiutaci anche tu a demolire! Ok, gentili signori banditi! Oh no! Morfol è diventato malvagio! È incredibile! Grazie a questo raggio ipnotico, in città tutti saranno costretti a fare quello che noi gli ordiniamo! Ma come potremo fermarli se Morfol non fa più quello che gli dici? Ah. Ok, direi proprio che ci siamo, Yorn. Sono certo che funzionerà, Stein. Mammina! Ci sono due persone qui fuori che vorrebbero dirti qualcosa. Spero che sia qualcosa di importante, figlioli. Non ho tempo da perdere con le vostre sciocchezze. Quella banca non si rapinerà certo da sola. Su, diglielo, diglielo! I suoi figli sono i banditi più cattivi e in gamba che io abbia mai dovuto affrontare nella mia città. Loro sono due cattivoni davvero cattivissimi. Ma di che cosa state parlando? I miei figli non sono mai riusciti a fare i cattivi e ora hanno anche portato la polizia a casa mia. Accidenti, siete dei buoni a nulla, più buoni a nulla del solito. Mamma! Dici almeno per una volta che siamo dei bravi cattivi! Sì, dici che sei orgogliosa di noi! Ora basta, banditi! Vorresti sfidarci? Ma sei solo una bambina indifesa senza il tuo piccolo amico rosso! Coraggio, amici! Acciuffateli! Cosa? Cosa? Perché queste persone fanno quello che gli dici? Li hai ipnotizzati tutti, vero? Nessuno dovrebbe fare qualcosa perché lo avete costretto. Dovrebbe farla solo perché è d'accordo con quello che gli dite. E ora, per aver demolito la città, voi due ve ne andrete per un bel po' in prigione. I miei figli stanno per andare in prigione. Sì, mamma. Veniamo sempre arrestati alla fine, tutte le volte. Oh, figli.
figlioli, vuol dire che siete davvero due cattivoni e andate in prigione. Sono molto orgogliosa di voi, ragazzi. L'hai sentita anche tu, Stein? Sì, e sono emozionato. Come sono felice. Ogni cosa in città è di nuovo al suo posto. Coraggio, ragazzi, è l'ora di andare a dormire. Ma no, papà, noi non vogliamo andare a dormire. E poi ricorda, bisogna fare qualcosa solo se sei d'accordo con chi lo dice. Questo è vero, ma i bimbi piccoli fanno quello che dice il loro papà. Quello che dice il loro papà. E la loro mamma, e la loro maestra di scuola, e anche la polizia, e i loro nonni e le loro nonne. E vediamo anche... Ecco voi, due piccoli robot come mi avete chiesto. Perfetto! A cosa vi servono? Niente, grazie. Arrivederci! Hai portato tutto, fratello? Sì. Molto bene. Adesso vediamo se funziona. Guarda, ci sono i due banditi! Guarda, ci sono i due banditi! No! Il nostro piano funzionerà a meraviglia! Psst, Marvel! Mila! Dove... dov'è Palla? Lascia perdere la palla! Perché adesso... Coraggio, vieni con me. Ok. Morphol, sei venuto a cercare la palla anche tu? No. Oh, volevi dirmi di fare un altro gioco? No. Ok, hai voglia di andare a casa allora? No. Hai qualche idea su che cosa fare? No. Marvel, prendi quei gelati! Mila, non giochi! Mila! Ti stai comportando in modo strano oggi, Marvel. Non hai voluto nemmeno trasformarti! Ma... l'unica cosa che dici è no, no, no! Papà, credo che Marvel abbia qualcosa che non va! No, no, Mila, non è carino dire così agli amici! Ciao, Marvel, come va? No... ti andrebbe un bel gelato, che ne dici? No. Non vuoi il gelato? C'è qualcosa che non va. Oh no! Mi dispiace tanto, Morphol. Ehi, aspetta un momento. Hai visto? Te l'avevo detto. Questo non può essere il vero Morphol. I banditi! Adesso Morphol prende quella palla! Sì, Morphol! Puoi prendere quella palla! Oh, sta a guardare! Vuole farlo sul serio! Oh, ciao, Morphol! Vuoi giocare con noi? Ehi! Oh, papà! Guarda laggiù! Oh no! C'è il papà di Mila! Dobbiamo nasconderci, Yorna! Ciao, Mila! Che cosa fai? Io, ecco... sto giocando! Morphol, sali in macchina! Beh, ok, allora! Continua a giocare! Ciao, ciao, Mila! Ciao, papà! Se n'è andato, Yorn! Ora possiamo combinare altri guai!
Morphle! Dipingi il muro! No! No! Fai provare me! Trasformati in un... auto della polizia! No! Un camion dei pompieri! No! Un elefante! Allora... no! Ah.